Ferragosto a Prato fa rima con ostensione e con cocomerata e anche quest'anno la festa di Santa Maria si muove tra i due poli, sacro e profano, con l'aggiunta della chicca rappresentata dall'apertura in anteprima assoluta del belvedere di Palazzo Pretorio che sarà fruibile per la prima volta per i pratesi rimasti in città. Quest'anno la festa di mezza estate si presenta in una veste profondamente rinnovata a partire dalla location che da Piazza del Comune si sposta nella bellissima cornice di Piazza Santa Maria delle Carceri. In programma musica, ballo e ovviamente cocomero a volontà. La festa in piazza, organizzata dal Comune di Prato in collaborazione con la pubblica assistenza L'Avvenire, prenderà il via alle 20.30. Nel pomeriggio alle 17.30, come vuole la tradizione, ci sarà l'ostensione della Sacra Cintola di Maria dal pulpito di Donatello in Duomo, con la partecipazione del vice sindaco Simone Faggi e del Corpo dei Valletti Comunali. La cerimonia sarà officiata dal vescovo Agostinelli, che ripeterà un rituale che si tramanda da secoli. Tornando alla festa in Piazza delle Carceri, alle 20.30 l'orchestra inizierà a suonare, mentre alle 21 il sindaco Matteo Biffoni taglierà la prima fetta di cocomero e i volontari della pubblica assistenza cominceranno la distribuzione insieme a bibite fresche. Saranno in totale 20 quintali di cocomero distribuiti. L'altra importante novità della festa di mezza estate riguarda Palazzo Pretorio. Scorci suggestivi di Prato e del suo centro storico si potranno ammirare nella sera di Ferragosto dalla terrazza panoramica che diventerà fruibile ai pratesi e ai turisti per la prima volta nella storia dell'imponente edificio medievale. Il comune, che inaugurerà ufficialmente il nuovo belvedere del Pretorio il 4 settembre, ha deciso così di fare un regalo a tutti coloro che a Ferragosto rimarranno in città. Tra l'altro domani il museo rimarrà aperto nell'intera giornata a ingresso gratuito.